campionato di calcio. La giornata inaugurale del massimo torneo vede i campioni d'Italia impegnati sul terreno del Moretti contro la neopromossa Udinese. È la partita più importante della giornata e sarà memorabile. Palla alla Fiorentina. Virgili a Graton, indietro a Segato, tocco a Chiappella. Avanti ancora a Graton, Puligno, Graton, Puligno, Montuori, rete! Sono trascorsi esattamente 18 secondi dal fischio iniziale di Liberani e i Viola si sono presentati con una rete fulminea che costituisce un primato assoluto. Sullo slancio della segnatura i ragazzi di Bernardini fanno sfoggio del loro incomparabile gioco e l'Udinese passa altri brutti momenti. I più lani trovano la porta per reagire, ma la loro prima azione offensiva si perde sul fondo per l'incertezza di Menegotti. All'11° il pareggio. Tocco di Menegotti e Linsko, stangata, rete! I tifosi danno fiato al loro entusiasmo. Ma la Fiorentina non è squadra che si lasci demoralizzare per cose del genere e la vediamo ripartire all'attacco con l'intenzione di ristabilire il vantaggio provocato dal gol di Montuori. La partita è veramente bella e si assiste a delle fasi di gioco frementi ed appassionanti. Sembra che i campioni possano nuovamente riprendere le redini della contesa e invece giunge inaspettata la seconda rete dei padroni di casa realizzata da Secchi. Questa volta lo stadio si trasforma in una bolgia. Ma l'euforia dei friulani non durerà molto perché allo scadere del tempo Montuori riconquisterà il pareggio. Così nella ripresa c'è tutto da rifare. E poiché Virgili e i compagni sono più freschi e più decisi, appare quasi naturale che gli ospiti tornino in vantaggio con una rete di Uligno che, letteralmente scatenato, fa impazzire la difesa bianconera. Da questo momento la partita non ha più storia, perché i padroni di casa hanno il morale sotto la suola delle scarpe. 5-2 è il punteggio che sanziona la superiorità dei campioni d'Italia, che a Udine hanno confermato di essere ancora in lizza per la conquista dello scudetto. Il colore viola è sempre di moda.